Servizio che l'Unione Italiana Sport per Tutti, in collaborazione con l'amministrazione comunale, mette a disposizione delle famiglie in un momento così particolare. Luigi. Sì, buon pomeriggio da Matera. Il servizio offerto dalla WISP è quello del pedibus, ovvero i bambini a scuola accompagnati dai genitori e dai responsabili della WISP a piedi. Con me c'è Giuseppe Pecora, noi siamo in via La Zazzera, una delle strade centrali. Fino a pochissimi secondi fa era trafficatissima perché all'orario dell'uscita delle scuole ci sono seri problemi. Dunque, qual è la filosofia di questo pedibus, Giuseppe? Sì, il nostro comitato porta avanti l'idea del pedibus ormai da diversi anni. L'idea è quella di permettere ai bambini e alle famiglie di arrivare la mattina a scuola a piedi, quindi favorendo l'attività motoria da casa fino all'istituto scolastico. C'è, come dicevi tu, un grosso problema legato al traffico che si pone di fronte agli istituti della città. Quindi uno degli obiettivi è sicuramente quello di ridurre tanto il traffico in queste aree quanto anche il traffico acustico e l'inquinamento. E le famiglie hanno la possibilità di accompagnare i bambini fino a una fermata prestabilita e lasciare quindi i bambini in compagnia di un conducente di questo pedibus e un altro operatore che fa da controllore. Ecco, un progetto che per il momento è riservato a quali classi della scuola primaria? Sì, noi abbiamo cominciato con le scuole elementari, terza, quarta e quinta. L'obiettivo è quello ovviamente nel prossimo futuro di poter implementare questo servizio magari anche con le classi prime e seconde, magari anche con le scuole medie. Come si fa ad aderire a questo progetto? Allora, si può rivolgersi al sito del Comune di Matera oppure al sito del Comitato WISP. I genitori possono comunque accompagnare insieme a voi, insieme agli operatori della WISP, i propri figli a scuola facendo una passeggiata la mattina? Assolutamente sì, e l'obiettivo è quello di poter coinvolgere poi i genitori e le famiglie come operatori volontari di supporto ad operatori già formati dal nostro comitato. E con le parole di Giuseppe Pecora, per il momento da Matera è tutto, vi restituiamo la linea.